Se fosse un ragazzo, probabilmente sarebbe un adolescente in piena crisi esistenziale, alle prese con domande importanti relative a privacy, democrazia, trasparenza. Ma è un social network e al massimo fa i conti con il calo di iscrizioni. Spegne 15 candeline Facebook la creatura di Mark Zuckerberg, nata all'Università di Harvard il 4 febbraio del 2004 e negli ultimi due anni alle prese con scandali di ogni tipo. È ormai chiaro che non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano usati anche per fare danno, e questo vale per notizie false, le interferenze straniere nelle elezioni e discorsi di incitamento all'odio, così come per gli sviluppatori e la privacy dei dati. Un mea culpa dovuto dopo lo scandalo Cambridge Analytica, quando si scoprì che la società aveva raccolto i dati di milioni di utenti a scopi di propaganda politica. Credo che sia difficile che le persone abbandonino la nostra piattaforma, in parte perché il modello prevede che vi restino attaccate, che vi inseriscano quanti più dati possibili, che finiscano nei database degli inserzionisti, che questi paghino e che infine si abbiano una serie di buoni servizi gratis. Questo crea dipendenza. Nonostante questo, le statistiche dicono che gli under 35 non sono più così Facebook addicted, preferendo altre forme di comunicazione, ovviamente sempre digitali.